Io non sono andato per molti anni allo stadio. Io sono tornato allo stadio nell'85, al derby. Io per arrangiarmi vendevo il fumo. Una domenica mattina è venuto lì da me uno che veniva sempre e mi diceva dai, dai, vieni allo stadio. È venuto lì e mi ha fatto vieni oggi, c'è il derby, inizia alle 4. Mi ha pagato il fumo con un biglietto. I Furiosi di Nanni Balestrini nasce appunto da un romanzo di Nanni Balestrini che io lessi tanti anni fa, il romanzo del 1994. È un romanzo strano perché Balestrini lo scrive dopo l'incontro che fa con i tifosi delle Brigate Rossonere del Milan. Questi racconti di queste mirabolanti trasferte che raccontavano con un linguaggio epico, con un linguaggio di grandi avventure, di cose pericolose e con una grande passione che mi aveva molto colpito. Sentendo i racconti fatti da questi personaggi che assomigliano a quelli delle chansons de geste, dei cavalieri erranti, e lui rimane incuriosito e scrive questo libro. Io l'ho letto più o meno negli anni in cui è uscito, l'ho subito amato e per anni ho cercato di farlo produrre, di farlo diventare uno spettacolo e finalmente ci sono riuscito. Vinciamo, vinciamo, vinciamo perché è forte il nostro Milan, cantiamo. Quello che mi aveva colpito non è tanto questo spettacolo poi di violenza, di cose che loro raccontano in un modo poi anche un po' ironico, è questa gioia di un fatto collettivo, di stare insieme, di quello che la società in cui vivono li priva. Noi non abbiamo più niente, noi in sostanza abbiamo i gruppi su WhatsApp o su Facebook, non abbiamo più un'appartenenza a qualcosa, non abbiamo più passioni, abbiamo polemiche, ma non abbiamo più passioni, non abbiamo più fedi, non abbiamo più bandiere. Questo è qualche cosa che però non può coesistere con l'uomo. L'uomo ha bisogno, in qualsiasi epoca, in qualsiasi momento, di tutto ciò. C'erano Picconi, Vanni, Roncoli, Unasio, Badile, Fortoni, Zappe, tutto un armamentario. C'erano bancari con tegole di 5 kg. Queste figure, che nel loro essere cialtrone, anche completamente insensate in qualche modo, però sono gli ultimi portatori, appunto, di un'appartenenza, di una bandiera, di una passione, di una fede e di una radicalità.